Renzo Bertaccini e Giovanna Todeschini hanno consegnato oggi un plico con 1225 firme contro l'ipotesi della ruota panoramica in piazza a Faenza. In questo incontro, molto cordiale e propositivo, cosa avete ottenuto, Renzo? Beh, intanto abbiamo avuto l'opportunità di incontrare e di confrontarci con alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale, cosa che non c'era mai stata negli ultimi mesi, nel senso che la notizia della possibile realizzazione della ruota panoramica è uscita sui giornali, ma non c'è stato, diciamo così, da parte nostra nessuna possibilità di confrontarsi nel merito dell'iniziativa. Ci è stato reso merito per aver raccolto le firme come esercizio di democrazia, come forma di partecipazione da parte di vari cittadini. L'unica cosa che da parte mia devo dire con un certo malumore è che si sta ragionando di una cosa su cui non c'è nessun progetto, nessuna idea particolare, ma solo un interesse da parte di un imprenditore, che è quello appunto che ha il proprietario della ruota panoramica, però ecco, non c'è un progetto, non si sa come verrà ancorata la ruota, non si sa se dovranno essere fatti dei sondaggi archeologici sotto la piazza per vedere se questa può resistere a un peso di 120 tonnellate, che è quello che pesa una ruota di 30 metri. Insomma, siamo in una situazione, secondo me, abbastanza un po' paradossale, cioè si sta ragionando, si sta parlando e si sta perdendo tempo anche su una cosa di cui, ripeto, non ci sono ancora idee precise. L'amministrazione ci ha detto che in ogni caso sono vincolati a un parere favorevole o meno da parte della soprintendenza, per cui fino a che non ci sarà questo, della ruota panoramica ovviamente diciamo così non se ne parlerà, per cui non c'è per adesso nessuna autorizzazione, nessun parere favorevole da parte dell'amministrazione. Aspettiamo che la soprintendenza si esprima su questa cosa. Ringraziamo i promotori di questo comitato per la raccolta firme, è un esercizio bellissimo della democrazia, anzi auspichiamo che sempre più spesso i cittadini si interfacciano con l'amministrazione, che in questo caso qui non ha certamente ancora preso una decisione sì o no. È chiaro che si è aperto un confronto, come abbiamo un confronto oggi con queste persone del comitato, abbiamo avuto un confronto con le associazioni di categoria a cui abbiamo chiesto un parere se fosse stato utile o meno tenere una ruota panoramica per il solo mese di ottobre in centro storico e se questo fosse stato visto favorevolmente dagli esercenti per far sì che possano venire fruitori anche in un mese notoriamente depresso. Avendo avuto un riscontro estremamente positivo, alla larghissima maggioranza positiva, abbiamo deciso di fare il passo successivo, che è quello di verificare se la sovrintendenza potesse o meno dare un'autorizzazione a una così fatta trazione. Quindi siamo molto, molto indietro e molto fermi, terremo sicuramente conto di questa raccolta firme fatta dai cittadini.